informazione molto importante, ospite la regione Veneto di questa splendida città eterna. Allora, raccontiamo esattamente il motivo per cui il ristorante San Gallo oggi ha dato questa strepitosa ospitalità. Allora, noi siamo qui in veste ufficiale per presentare e per raccontare comunque al pubblico gli 80 anni della nostra storia vitivinicola. L'azienda nasce infatti nel 1936 e quale anno se non questo per ricordare al mondo che siamo comunque presenti con 80 anni di produzione vitivinicola d'eccellenza, quale il nostro Amarone Bosan Riserva. Allora, i Cesari, una storia lunga, 80 anni, che cosa significa da questo punto di vista essere presenti sul mercato in un lasso di tempo così lungo? Esperienza, qualità, ecco, andiamo a ragionare su tutte quelle che sono le eccellenze di questa produzione vitivinicola. Allora, di sicuro il nostro Amarone è presente almeno l'80%, esportiamo l'85% del nostro prodotto, per cui noi siamo presenti in 46 paesi a livello internazionale e una delle nostre etichette più riconosciute è comunque l'Amarone Riserva Bosan, che è anche il protagonista del nostro ottantesimo, che in questa occasione abbiamo deciso di presentare qui al San Gallo. Un Amarone protagonista, quali sono le caratteristiche di questo vino? Che cosa lo distingue da tutti gli altri? Perché dovrebbero i nostri consumatori attenti oramai scegliere proprio questo tipo di vino? Rispondo solamente con un aggettivo, nel senso il nostro Amarone si distingue tantissimo dagli altri Amaroni per le sue note eleganti e per questo suo stile assolutamente inconfutabile, che oltre all'eleganza già detto presenta comunque un'armonia abbastanza rara, abbastanza difficile. La verticale che abbiamo fatto oggi racchiude comunque sia in 7 annate, saltandone alcune, giusto anche per ristringere un attimo i tempi, perché sennò erano lunghissime, racchiude la storia della nostra azienda, il nostro stile qualitativo che punta a creare dei vini di territorio, ma assolutamente eleganti e con un aspetto internazionale. E a proposito di aspetto internazionale, chiudiamo con una chiosa che secondo me sembra essere molto interessante. Allora, Amarone, Valpolicella, Veronese. Cesari è anche diciamo il patron di un concorso che oramai ha un carattere internazionale, dedicato all'amore, dedicato alle lettere d'amore che molti innamorati scrivono ad una Giulietta ideale, la loro Giulietta ideale. Io ho personalmente conosciuto uno dei vincitori del concorso della più recente edizione, un ragazzo simpaticissimo, un pescatore di Marina di Ravenna. Allora, volevo capire come è venuto in mente a Cesare di sposare questa causa, perché a me piace molto l'idea che un vino, come lei ha detto, come tu hai detto, elegantissimo, elegante, possa promuovere la cultura, il sentimento attraverso delle lettere d'amore. Giulietta è una figura, insieme a Shakespeare si sa, molto veronese, per cui diciamo che tutto il mondo conosce Verona, oltre che ai vini, oltre che al nostro Amarone, anche grazie a Giulietta. Andare incontro comunque sia a questo sostegno del Club di Giulietta ci sembrava comunque quantomeno, non dico doveroso, ma ci divertiva anche l'idea di abbinare un discorso di passione, amore e vino. Abbiamo creato infatti con lo stesso club una serie di degustazioni mirate dove possiamo presentare i nostri 4 principali vini con delle lettere che hanno delle caratteristiche comuni ai nostri vini. È un gioco divertente che sta comunque portando a un successo simpatico. Benissimo, allora Roma di solito è molto ospitale, quindi noi questa sera avremo modo di conoscere anche quello che è il protagonista, il patron di questa serata. Siamo quasi prontissimi, intanto è bello che questa splendida città eterna sia stata anche solo per questa sera una vetrina elegante per un vino elegante. Grazie.